Buonasera, ci siamo, ben ritrovati per tutti coloro che hanno potuto seguirci anche nella diretta del pomeriggio, quindi alle 14:35, però lì ancora magari molti di voi non avevano giocato, ma a questo punto i giochi ormai sono fatti, cedolini alla mano, in bocca al lupo perché veramente stanno iniziando ad arrivare a spizzichi e bocconi, come dice Marco, insomma le prime ruote, quindi tra pochissimo entreremo nel vivo di quella che speriamo ovviamente sarà una fortuna, una estrazione fortunata, la settima di questo mese. Ciao Lio, ti saluto, eravamo insieme questa mattina, invece nel pomeriggio e di nuovo adesso con Marco, quindi buonasera e ben ritrovato. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata, un buon martedì sera ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto. Sta per iniziare la settima estrazione del mese e io qui devo ringraziare, speriamo sia provvidenziale e che funzioni, lo sto tenendo in mano, devo ringraziare tantissimo l'amico Vincenzo che ci ha inviato una cosa, la tiro su, eccola qua. Questo. Bello grande! Sì, ma questo poi, guarda, è prezioso. Sono quelli fatti a mano. Non credo, lo mollerò. Guarda, ringrazio, me lo sono scritto, devo ringraziare la bottega Carpi, come la Rihanna, come ma non sua, esatto, di San Gregorio Armeno, che insomma, tanta roba, quindi assolutamente straordinario. Eccolo qua, quindi io ho già fatto così, non faccio... Aspetta, posso toccarlo? Certo. C'è Pelno, che è di quelli proprio... quelli ecco. Fatti a mano. Grazie Enzo, davvero, grazie, grazie. Bello. Che poi Enzo è quello che aveva vinto tutti quei migliaia di euro con quel terno... Ecco, quindi già fortunato di suo. Cosa vuoi tu? Mi hanno già detto la prima ruota. Ah, non ho salutato Lio, però, aspetta, dai, adesso partiamo. Lio che è qua collegato, esatto, l'ho visto Lio, il primo colpo, bellissimo, quindi partiamo già abbastanza bene. Ecco. Poi l'hai nominata, la salutiamo, perché tra l'altro oggi pomeriggio è passata a salutarci e ogni tanto ci scrivete per sapere come sta Arianna, insomma, ci ha fatto veramente tanto piacere, l'ho trovata anche in forma, devo dire, lei ha questo viso meraviglioso e straordinario, lei sta benissimo, quindi vi saluto. Saluta e vabbè, la rivedremo. Beh, insomma, sta vivendo una delle gioie massime, insomma, e quindi perché assolutamente glielo sì. Letto proprio, si sì, vedeva. Ma certo. Sono felice per lei, ma lei lo sa. Allora, bene. Andiamo avanti. No, iniziamo, che andiamo avanti. Sì, appunto, io ero già alla vincita, non ho neanche visto una ruota. Là, ti mollo lì, porto questo, ho trascritto tutto, vado giorno e torno. Vai. Ho paura che cada, per quello, scade, no. Vai in mille pezzi. Opla! Ok, ciao. Sì, quelli lì fatti a mano, sì, non sono mica plastica. Allora, no. Sono sincera, volevo chiedergli se me lo lasciava questo minuto, ma... È un po' caldino, te lo dico, vai, perché... Oh! L'hai tenuto bello stretto, Caspita! Gli ha lasciato proprio il calore. Allora, che belli che sono questi qua, grossi, fatti a mano, che meraviglia. Allora, grazie Enzo, Vincenzo Enzo per gli amici. Allora, è partito il registrato, quindi tra pochissimo Marco ritornerà qui con me. Ovviamente tutto quello che tra poco sta registrando e tra poco ci daranno l'ok e la conferma dalla regia sarà a disposizione per i nuovi consigli per l'estrazione, quella di giovedì, l'ottava di questo mese. Domani ci sarò anch'io a tenervi compagnia, mattina replica di questa serata bellissima che stiamo ancora vivendo con voi in diretta e poi alle 14:35 diretta e anche alle ore 20. Giovedì invece per l'ottava estrazione ci sarà invece Clara che chiuderà poi la settimana, giovedì, venerdì e sabato. E già giugno, ridendo e scherzando, sta volando in fretta, anzi anche in bocca al lupo, volevo dirlo anche oggi pomeriggio, gli studenti che so che stanno iniziando anche insomma gli esami di maturità, quindi in bocca al lupo anche per tutti voi. Detto ciò, basta, io credo di posto... Ah, sta controllando se è tutto a posto, credo, Non gli dà la conferma, ma l'importante è che la conferma ce la diano la regia. Gli ripasso il cornetto. Che bello. Mi ha dato la conferma, quindi ma non lo so. Ma come mascotto lo porti a casa? Assolutamente. Lo so. Qua spaccano tutto. Che non lo lasci qua. Sai com'è? La papera è sparita, è andata via in esilio. Ah, la papera. Vabbè, la cacchetta finché cade è fatta di peluche. Non ma qui qualcuno passa, c'è chi gratta, c'è chi spacca, quindi questo assolutamente no. Lo porteremo avanti e indietro. No, quello è un cimelo, è prezioso. No. Sì, te lo terremo in casa, auguri no. Mi ha raccontato... Mio nipote? Ma... Vabbè, si è presentato.
presentato, è tutto rotto, poverino, ha avuto, diciamo, un brutto incidente, una brutta caduta, è fratturato praticamente scapola, omero, polso, mezzo femore fuori. Rieccoci, prima di tornare da Marco per un bel grande rilancio, riprendiamo la nostra griglia istruzionale perché avevamo lasciato l'undicesima ruota da scoprire, che era la nazionale. E allora ecco i suoi cinque ultimi. Rieccomi, sono da sola in questo momento, ma per pochissimo. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, in riapertura rivedrete Marco, supera la Lotto, simbolo 8, e poi lo seguiremo in redazione. Quindi vi aspettiamo, tra pochissimo torniamo qua. Eccoci, parlavamo del Condor, prego. Allora, siamo ritornati. Ah no, è proprio l'inizio del dopo Casalotto, era la pubblicità prima, perché ci stavamo perdendo in chiacchiere. Super Enalotto, quindi scambiamo, vediamoli, siamo curiosi sempre. Ma solo voi potete, le naccare, ecco, che sono spagnole, però in realtà danno quel ritmo flamenco che credo prendere il flamenco e piazzarlo a Napoli ci possa stare, perché insomma è gioia, per quanto il flamenco è un'altra storia. E poi c'era il piano, vabbè, la musica, il mare, il Vesuvio. No, sembravano i simboli perfetti. C'era poi, scusa, me li fai vedere? La mano, vabbè, un mariolo magari. Però dai, ci potrebbe stare, dai, così. Carino, no, mi piace molto. Poi oggi Napoli ci ha portato bene, ecco, con l'oggettino che è arrivato. Pino Daniele, città che mi viene io in mente, amo, ecco, alla follia. Pianoforte. Vabbè, dai. Brava, ecco, vedi, gli accostamenti. Noi dobbiamo sempre fare la storia sui simbolini. Boom, detto fatto, nel frattempo Zietto era risposto e quindi abbiamo l'ok. Andiamo dritti in redazione perché al costo di un...